Sergio, lo so che è un momento terribile. Scusa, la dottoressa Casali ti deve dire una cosa. Sono senza parole per quello che è successo al maggiore Navarra. Però ho appena finito la perizia sul suo hard disk e purtroppo non ci sono dubbi. Le intercettazioni su Flores sono state manomesse. Questo non è possibile, dottoressa. Neanche io ci credevo, lo conoscevo. Era un carabiniere integerrimo, ma glielo assicuro, si tratta di un montaggio. No, ci deve essere un errore. Vanno riesaminate. Mi scusi. Con la morte di Antonio Navarra perdiamo tutti un grande combattente della lotta alla mafia. In un paese in cui i politici dicono che bisogna trattare con la mafia per evitare guai peggiori, Navarra ci ha insegnato che la mano di un mafioso si tocca solo per mettergli le manette. Allora, facciamo così. Per quanto riguarda le intercettazioni, mi occuperò io personalmente di riferire ai vertici dell'arma. Però tu mi devi promettere che quando la faccenda verrà fuori, perché verrà fuori nel corso del processo, tu eviterai qualunque dichiarazione alla stampa. Tu dai per scontato che Antonio le ha manomesse? No, assolutamente no. Cerco solo di evitarti altri problemi. Guarda, il mio unico problema è dimostrare che non l'ha fatto. Eccolo, è lui, andiamo, vieni. Scusi, onorevole Flores, una domanda, mi perdoni, solo una domanda. Possiamo dire che la morte di Navarra chiude le polemiche tra lei e i carabinieri? Sono ovviamente molto colpito dalla tragedia, ma il passato resta. E il passato dice che Navarra usava metodi a dir poco disinvolti. Per ottenere la mia ingiusta condanna, Navarra e i carabinieri hanno fabbricato delle prove inesistenti. Sì, questo deve essere di... Questo delinquente può parlare di Antonio, io no. Destra era sul lastrico. Come faceva ad avere un'arma da guerra e dell'esplosivo? Chi glieli ha dati? Costa quella roba! Sergio, io so come ti senti. Ci sono passato anch'io quando hanno ammazzato Damiani. Ma adesso dobbiamo essere lucidi, concentrati su un unico obiettivo. Fuori c'è un pazzo assassino che ha già ammazzato 7 persone. E noi dobbiamo catturare Gestra. Poi ci occuperemo del resto e lo faremo assieme. Te lo prometto. Ora, Sergio, però devi pensare a tua figlia. Anche lei ha bisogno di te. Va bene. È la mia colpevolezza che va dimostrata e con prove reali. La verità sta venendo a galla e sono sicuro che i magistrati mi assolveranno. Questo lo vedremo, grazie, arrivederci. Minchia, spavaldo come vecchi tempi. È la mia colpevolezza che bisogna dimostrare. I politici sono così. Secondo come dire il vento, ritrovano fiducia nella giustizia. Tu sei proprio sicura di voler venire, Laura? Ma è la terza volta che me lo chiedi, ci ho detto di sì. Lo dico solo perché sarà una cosa triste, tutto lì. Sì, ma volevo bene ad Antonio. Voglio esserci. Va bene. Ma ecco il concetto. Buongiorno, colonnello. Buongiorno. Ciao, Nora. Prima di congedarci, insieme salutiamo il nostro fratello Antonio. Questo estremo commiato esprima il nostro amore. Consoli il nostro pianto, rafforzi la nostra speranza. Un giorno riabbracceremo il nostro fratello Antonio nella gioia, nell'amicizia e nell'amore di Cristo, che vince ogni cosa ed elimina per sempre la morte.
Tu devi andare a scuola adesso. Colonnello Spada. Le mie condoglianze. Noi ci conosciamo? No. Io sono un normale cittadino. Ma volevo ringraziarla a nome di tutti i siciliani per quello che sta facendo per noi. Siamo in tanti a pensarla così. Sua figlia? Sì. Onoratissima. Il maggiore Antonio Navarra era uno degli uomini migliori che abbia mai conosciuto. Molto migliore di me. E adesso qualcuno sta cercando di infangare il suo nome. E con il suo anche il nostro. Questo era il posto dove noi venivamo a guardare il mare e a farci coraggio. E io oggi vi ho voluti portare qui per dirvi che noi adesso dobbiamo portare a termine il suo lavoro. E che per farlo dobbiamo restare uniti. Era un politico per bene, l'unico che facesse un'opposizione seria a Flores in regione. Aveva addirittura rinunciato al suo compenso di consigliere. Stava per candidarsi come sindaco. Nella sua battaglia era supportato dalla moglie. Erano una cosa sola. Poi ha denunciato i funzionari corrotti. Ha fatto molto di più, li ha licenziati in tronco. E tra di loro c'era anche la sorella del boss Don Pisano, che aveva un ruolo strategico all'urbanistica. Ha fatto perdere alle famiglie diversi appalti e ha guadagnato il voto dei siciliani onesti. Una brava persona. Mortuaria l'ha portato via un'ora fa, però posso farvi vedere questi. Mi hanno sparato a bruciapelo. Purtroppo la gente è passata da qui perché c'era la processione, prima e dopo il delitto. Sì, la scena è compromessa, ci sarà rimasto giusto il boss, non l'avete trovato? Non ancora. Cercalo tu, Damiani. Ovviamente tutti guardavano l'ingresso della Madonna e nessuno si è accorto di niente. Da dove veniva Lodi? Dal suo comitato elettorale qui di fronte, c'era in corso una raccolta fondi. Grazie. Io torno subito. Non ti avvicinare. Ho detto fermo. Non ci provare. No. Senti una cosa. Fammi vedere un po' quella pistola. Dove l'hai presa? Mi fai vedere quella pistola? Dove l'hai presa? Non ci provare nemmeno tu. Facciamo così. Io adesso vengo lì con le mani alzate.
e tu poi mi dai la pistola. Ancora un passo e ti sparo. No, allora me la dai subito. Forza. Pum. Trovato qui, vostro calibro 9. La pistola è questa. Dove l'hai trovata? Poi ti dico, intanto controlla. Matricola brasa. Dobbiamo chiedere al nostro esperto. Lo hai evocato. Dimmi, Neri. Ho capito, va bene, arrivo subito. Io devo andare, ci sono delle novità su Gestra. Voi passate in questo comitato elettorale. Qui vai avanti tu. Certo. Gestra ha aperto il fuoco contro Giuliano Bardo, il magazziniere. E poi contro una cliente e una cassiera, Manuela Russo e Maria Sgro. E poi Antonio. Sì. Poi ha sparato una raffica contro di me. E mentre scappava un'ultima raffica su Bardo, che era steso morto a terra. Lui era disarmato, vero? Sì. Forse era lui il suo vero obiettivo. Colonnello, non ci sono filmati del supermercato. Gestra aveva manomesso le telecamere. Però in compenso ho trovato questo. Bardo, il magazziniere, era l'ex fidanzato di Chiara Furiani, una delle vittime del liceo. Non una a caso. La più vicina alla bomba al momento dell'esplosione. Ricontrolliamo gli appunti di Navarra. Non si può inserire di colpo un nuovo elemento in una squadra che funziona. Certo che si può. Siamo in una situazione d'emergenza. E poi a Roma mi stanno facendo impazzire. Vogliono notizie di Lodi e vogliono, come vogliamo tutti del resto, che arrestiamo prima possibile Gestra. Sì, secondo te adesso un ragazzino mi fa ottenere subito dei risultati. Non è esperto, è da formare, ma nel suo campo è un fenomeno. Ma come faccio io a sbrigarmi con le indagini se devo fare anche il maestrino? Spiegamelo. Senti, Sergio, lo so benissimo che sei a corto di organico e che ti manca un esperto di intercettazioni. E poi questo è il mio ordine, va bene? Va bene. Almeno la smettiamo con questa storia che mi stai chiedendo un'opinione. Vista la nuova perizia, il Tribunale di Siracusa dichiara le intercettazioni ambientali presentate dalla pubblica accusa contro l'imputato Filippo Flores inammissibili. L'udienza è tolta. Il mondo va veramente all'incontrario. Se pensano che sia finita qui, si sbagliano di grosso. Volevo farle le mie condoglianze per la morte prematura del suo collega. Senta, Flores, cerchi di essere onesto almeno una volta. Stia zitto. Arrivederci, colonnello. Vorrei chiudermi nel mio dolore e piangere mio marito, ma non posso. Come vice segretario io ho il dovere di candidarmi sindaco al posto suo. Per continuare la lotta, dobbiamo cacciare dal comune i mafiosi e i loro complici che l'hanno ucciso. Lodi e Marta mi hanno trasmesso la passione per la politica. Dopo anni di battaglie insieme, per me era come un fratello. C'era molta gente per la raccolta fondi? Gli appartenenti alla lista e tantissimi simpatizzanti. Saranno passate un centinaio di persone. Perché non è rimasta a guardare la processione dalla terrazza? Con voi, con gli altri sostenitori? Voleva vedere tutto dal punto di vista dei cittadini. Era la sua forza. Ma voi non avete nessun sospetto? Non lo so, aveva paura di qualcosa, di qualcuno? E chi non ha paura di Cosa Nostra? La sua crociata contro Toni Pisano ha reso Lodi un eroe, ma anche un bersaglio. Scusi, capitano, c'è bisogno di lei un attimo. Scusate. Una breve scia di gocce gravitazionali, praticamente invisibile. Forse non c'è del sangue solo qui. Controlla anche in bagno.
Trovato qualcosa? Tracce ematiche. Facciamole analizzare subito, così capiamo se appartengono a Lodi. Ma com'è possibile che un killer del Pisano venga a lavarsi le mani qui al comitato? Diciamo per ora che l'assassino è venuto a lavarsi le mani qui. Al lavoro, su. Qui dice che Chiara aveva un blog segreto a cui poteva accedere solo un altro utente. Navarra aveva provato a rintracciarlo, ma non c'era riuscito perché l'account era fasullo e l'IP del computer era di un internet caffè. E poi di seguito Antonio riporta il dialogo tra due utenti. Questo principe è appunto Chiara. Nella mia reggia alle 17, bambina mia. Mi porti fuori? Non vuoi mai uscire con me perché sei più grande. La gente penserebbe male a vederti con uno che può esserti padre. Poi ce n'è uno interessante. È un SMS che ha inviato a Bardo. Vediamoci oggi. Ti devo parlare del mio problema. Ma quando risale questo messaggio? 3 giorni prima della strage del liceo. Ma Furiani può benissimo essersi confidata con Bardo e avergli parlato di questo suo amante segreto. Sì. E allora le stragi non erano così indifferenziate come sembrava. Servivano proprio a eliminare la Furiani e Bardo con il loro segreto. Però 2 ragazzini di 18 e 20 anni come obiettivi di un piano di mafia. Se lo so, sembra incredibile. Perché siete ancora qui? Dovreste andare da Tony Pisano a arrestarlo. Signora, se troveremo le prove lo faremo. Io vi chiedo giustizia per Patrizio e per chi ci vota. Stanotte hanno tolto a tutti la speranza di una città diversa. Signora, da quanto era la vice di suo marito? 8 anni. Patrizio si sarebbe infuriato a sentirmi chiamare vice. Per lui eravamo un duo. Ma lei è sicura che solo Cosa Nostra volesse la sua morte? Patrizio sempre lo diceva. Gli scassaminchia prima o poi gliela fanno pagare sempre. Coraggio, signora. Le madri delle altre vittime della bomba mi dicono che si svegliano e credono che i loro figli sono ancora vivi. A me non succede mai. Mi piacerebbe che mi accadesse, almeno per un secondo. Lo so sempre che Chiara non c'è più. Signora Furiani, mi spiace essere sgradevole. Ma lei sa di una frequentazione tra sua figlia Chiara e un uomo più grande di lei? Chiara frequentava solamente ragazzi della sua età, perché? No, noi stiamo solo cercando di capire, signora. Ma che c'entra con la bomba? La sua famiglia ha mai avuto a che fare con un certo Marcello Gestra? No! Chi è Marcello Gestra? È l'uomo che ha messo la bomba davanti alla scuola. Ma l'avete arrestato quel maledetto? L'avete arrestato quel maledetto? Non ancora. Ma lo faremo presto. Alla mia parola. Non mi risulta che mio padre conoscesse questa ragazza. È sicuro? Mio padre le sembra il tipo che va a letto con una ragazzina. Chissà quante altre cose non sa di suo padre. Il mio praticamente neanche lo conosco. Il mio invece è un uomo buono, rovinato dalla vita. E non posso credere che abbia ucciso tutte queste persone. Tuo padre ha ammazzato un collega sotto i miei occhi. Quindi falla finita con la storia della povera vittima. Questo come è arrivato qui? Mio padre. Ogni tanto alla Caritas donava vestiti vecchi, cibo, cose così. Colonnello. Trovato qualcos'altro? Solo quest'auto rubata. Sì, ma da un dilettante. Sembra un furto fatto in fretta, come da uno che ha bisogno di un mezzo. Sì, potrebbe essere lui. Andiamo a vedere dentro. Voi circondate l'edificio. Scusate, avete visto quest'uomo? No. Voi avete visto quest'uomo?
Lei? Ho visto questo uomo. Ha visto quest'uomo? Sì, al piano di sopra, in camerata. È di sopra, colonnello. C'è del sangue. Sembra un suicidio. Si riferiva alla Furiani. Cosa c'è, colonnello? A me non sembra un suicidio. La pista della gelosia per chiedere al suo ex è impraticabile. Sembra un movente troppo debole. E poi l'uomo che comunicava con Chiara nel blog era un tipo di successo. Uno molto sicuro di sé, non certo un uomo come Gestra. Qualcosa non le torna? I bottoni della camicia di Gestra erano per terra, come se gliel'avessero strappata di dosso. Cioè, mi sta dicendo che l'hanno ucciso? Potrebbe essere. Mi sembra un po' poco. Per adesso sì. In ogni caso, complimenti per l'indagine, tenente colonnello. Purtroppo siamo arrivati tardi, ci sarebbe servito vivo. Comunque la ringrazio, procuratore. Gestra è sistemato. Facciamo una cosa bella pulita. Tanino, che c'hai oggi di essere così silenzioso? Niente, sogno stanco. Ci conosciamo da una vita, se c'è qualche cosa non lo puoi dire, no? Forse era meglio fare ammazzare da chi tu pazzo solo i tuoi carusi e non tutta quell'altra gente che non c'entrava niente. Ti capisco. Ti sei fatto prendere dal rimorso. Il rimorso però è una cosa inutile. Come il morso di un cane a una pietra. Se avessimo ammazzato soltanto i due ragazzi, i carabinieri avrebbero capito subito tutto. Così invece sono soltanto due nomi in mezzo alle vittime di un pazzo. Hai capito, Tonino? Se metti là sta barba che fai schifo. Colonnello, allievo ufficiale Bruno Azzarello. Sono il nuovo esperto di informatica e intercettazioni. Comodo riposo. La seguo? Se prima la smetti di ruminare davanti a un ufficiale. Non mi permetterei mai. Quella gomma la devi sputare, capito? Allora, vi presento il carabiniere scelto Bruno Azzarello, appena uscito dall'Istituto Tecniche Investigative di Velletri. Ho fatto anche 6 mesi alla territoriale di Palermo. Conosciamo già il mondo, vedo. Chiamatemi pure Az, come azione. Sì.
Azzarello, io ti ricordo che qui sei solo in prova. Te la devi meritare, questa scrivania. Colonnello, non ho mica dubbio. È come se fosse già mia. Devo dire che il colore non mi fa impazzire. Sto grigiettino smorto un po'. Però ci può lavorare. Piacere, Anna Damiani. Ah, tu sei la raccomandata, vero? Era una battuta. Azzarello, vieni. Tu forse è meglio che cominci a lavorare con me. Sì, umorissimo, proprio. Ma che davvero? Ma chi ce l'ha mandato a questo? No, dai, ma che cazzo. Abbiamo gli scatti fatti dal fotografo durante la serata. Lodi è stato ucciso all'1:10. L'assassino ci avrà messo circa 5 minuti per rientrare al comitato e pulirsi dalle tracce di sangue. Infatti sto controllando gli scatti fatti intorno all'1:15. Ma non c'era nessuno vicino al bagno. Potrebbe essere uno di questi insospettabili politici. Oppure un killer dei Pisano, nascosto tra i sostenitori di Lodi. Vediamo se l'archivio Dragfire sa da dove viene la pistola che ha ucciso Lodi. I tabulati di Lodi? Nessun messaggio, solo chiamate. A molte donne. Non ha detto che fossero delle sue amanti. Beh, quale uomo chiamerebbe delle amiche tra le 2 e le 4 del mattino? No. Non escludiamo il movente passionale. Le intercettazioni dei Pisano? Hanno gioito della morte di Lodi, però sembrano molto sorpresi dalla notizia. Forse era come pensavo io, non l'avrebbero mai ucciso davanti a tanta gente. Questa beretta calibro 9 è stata usata in una rapina alle Poste, ad Augusta. Territorio dei Pisano. La mafia non farebbe mai circolare una pistola che ha già sparato. Non senza un motivo. Potrebbe anche essere la loro firma sul delitto Lodi. Tutto fa pensare che Gestra si sia suicidato. Tranne un'area ecchimotica dietro la nuca. Che potrebbe anche essersi procurato cadendo nella doccia. Potrebbe. Tracce di corpi contundenti? Nessuna. Colonnello, io ce l'ho la soluzione. Posso? Sentiamo. Un colpo dato con la mano di taglio sotto l'orecchio sinistro per stordirlo. Già. Così. Azzarello, non ti azzardare più a toccarmi, sai. Mi scusi. E poi, visto che ti sei lanciato, come sarebbe andata? Sentiamo. Secondo me l'hanno stordito, messo dentro la doccia, gli hanno tagliato le vene, messo da metà accanto. Dovevano essere almeno in 2. Sì. Il PM potrebbe dire che non avete le prove per dimostrarlo. Ci parlo io col PM. Il biglietto d'addio è quello di Gestra. Ma col metodo Sulzer ho scoperto una cosa, guardi. Visto che è scritto con una penna normale, i solchi sulla carta dovrebbero essere più profondi. Invece no. Questo vuol dire che non è stato scritto da poco. E a quando risale? Qualche mese fa, all'incirca 6. È un biglietto per la moglie che stava morendo. Adesso è sicuro che l'hanno ucciso. Prova Motti. Non c'è solo il biglietto. Infatti, il figlio di Gestra ha chiuso un debito con una finanziaria 3 giorni prima della strage. Un buco da 200.000 euro che lui si è guardato bene da rivelare. Da dove vengono quei soldi? Su un conto corrente non rintracciabile di una banca di Aruba. Era un uomo disposto a tutto. E qualcuno ha usato la sua rabbia in cambio di soldi. Sta pensando a Buscemi? Sarebbe nel suo stile, dottoressa. Sì, ma perché Chiara Furiana è il suo ex fidanzato? Non torna. Cioè, dobbiamo ancora capire perché quei ragazzi erano i bersagli. E prima di quel momento non possiamo parlare di matrice mafiosa. Sentiamo gli amici della Furiani. Bisogna scoprire chi è questo amante. Mm-hmm. Cosa sono queste? Sono delle foto scattate la sera della processione. Guarda questo tizio. Prima sembra seguire Lodi e poi dopo l'omicidio prima a fuggire. Non gli stacca gli occhi di dosso? Potrebbe essere stato lui a sparare.
Ingrandisci il volto e inseriscilo nel fotonet. Dario Cucuzza, precedenti per rapina e spaccio. Per gli inquirenti è un pesce piccolo del clan Pisano. E magari ora l'hanno usato per eliminare un politico scomodo. Perfetto, vado, prendo Cucuzza e torno. Prendi anche mezzo chilo di fagiolini. Simpatico. Compagni, chi sta ma la piglia? Ma non da pari, perché della volta passata fece schifo. Ma non sono piglia, non c'è niente, compagni. Non c'è niente. Oddio, oddio, solleva dolcemente la gamba. Bravo. Così. Giù, piano. Perfetto. Questo su. Piano piano. Prendi. Rotelleva. E distendi giù. Piano piano. È successo anche a me, incidente d'auto a 15 anni. Poi ho fatto la riabilitazione e da lì è cominciata la mia passione per il nuoto. A me hanno detto che non sanno se riesco a recuperare. Guarda, l'hanno detto anche a me. Ah. Sì, però eccomi qua. È dura, però devi andare avanti fino in fondo. Ok. Ma come hai fatto? È un incidente. Anch'io. Ah, eccola. È tua mamma? Sì. Ciao, eh. Cioè, questo ammazza Lodi e il giorno dopo va a spacciare di fronte a casa sua. Mi sembra un po' azzardata come ipotesi. Ma se non è stato lui, almeno visto chi gli ha sparato. Prometti di essere clemente sulla cocaina. Magari ci dice qualcosa. Vabbè, ce lo lavoriamo. Magari fai la parte di quella più aggressiva. Eh? Al solito. Ti riesce bene. Grazie. Sempre simpatico tu. Guardi, già solo la cocaina che aveva addosso basterebbe a tenerla in stato di fermo. Ma quale cocaina? Questo è qui per l'omicidio di Patrizio Lodi. Ma che dice? Guardi, abbiamo delle fotografie dove si vede chiaramente che alla processione lei era vicino a Lodi. Pisano ti ha pagato per ucciderlo, eh? Io lo dovevo solo seguire. Pare che Lodi, sotto sotto, fosse un gran femminaro. Si fotteva tutte le femmine del suo giro. Tutto di nascosto, però. La gente doveva pensare che lui e sua moglie erano una coppia perfetta. E lei perché lo doveva seguire? Gente dei Pisano gli chiese di pizzicarlo insieme a una delle amanti. Volevano sapere con chi se la faceva per ricattarlo. Io per questo lo seguì. Allora, se è così, tu hai visto chi gli ha sparato? Lo tenevi d'occhio? Stavi lì, no? Oddio, aiuto! No, no, io non ho visto niente, ve lo giuro. Senta, Cucuzza, facciamo così. Se lei collabora, io sarò indulgente sull'accusa di spaccio. Altrimenti sarò costretto a inserire anche quella per omicidio, che è un po' più grave. Sa, Lodi era un politico importante. E noi abbiamo molte pressioni dall'alto. Dobbiamo subito trovare un colpevole. E tu sei perfetto. Anche il dottore qui, per aver risolto il caso, farà una bellissima carriera. E va bene. Io ero al comitato. E ho seguito Lodi per strada fino alla chiesa. E lì ho visto uno che gli sparò. Poi me ne sono scappato per non essere messo in mezzo. Dimmi se è uno di queste persone.
tornare indietro. Potrebbe essere questo. Guarda bene. A me lui mi pare. Sicuro? Speriamo che Cocuzza non ci abbia dato Ercolani solo per tirarsi fuori dai guai. Non credo, sai. La moglie di Ercolani, Maria Grazia, è una delle donne che Lodi sentiva più spesso. Guarda qua. E tu dici che avevano una relazione? Vabbè, guarda quante chiamate. Certo, il candidato consigliere di una lista antimafia che uccide il proprio candidato sindaco. Una cosa gigantesca. E quindi? Questo dovrebbe farci tirare indietro? No. Anzi, solo che dobbiamo stare attenti. Ercolani è un avvocato molto importante, anche molto furbo. Incastrarlo solo con la testimonianza di uno spacciatore non è facile. Si ricorda di quando mi hanno abbandonato in ospedale? Sono passati tanti anni, lo so. Me lo ricordo, quando ti portarono in reparto, dove è mia. Eri piccirida così. Con chi parlò? Con una ragazza. Suoi 20 anni. Non è che si ricorda il nome? Lo so come ostetrica avrei dovuto registrare le sue generalità, ma mi supplicò di non farlo e mi detti chisto. Appartiene più a te che a me. Purtroppo sul tuo passato non ti so dire altro. Come ti chiamaro poi? Ettore. Sei in gamba. Senza una famiglia, da solo. Ti sei fatto una bella posizione di carabiniere. Solo fortuna. Sei un bravo ragazzo. E si vede. Sì, avevo una storia con Lodi. Ci incontravamo appena era libero dagli impegni. Veniva spesso a cena con la moglie per parlare del partito. Ha cominciato a corteggiarmi di nascosto e poi... E suo marito ne era a conoscenza? No, non sapeva niente. E la moglie e gli altri della lista lo sapevano? Non sono stata la prima della lista a finire a letto con Lodi. Ma Marta non si accorgeva di nulla. Era tutta presa dalle sue battaglie. Come fai ad esserne così sicura? Nel partito dicevano che se Lodi fosse stato bravo a mentire agli elettori come era con la moglie, sarebbe diventato presidente del consiglio. Senta, signora, com'è il comportamento di suo marito negli ultimi giorni? Ha notato qualcosa di strano? No. Ma perché me lo chiede? Lodi è stato ammazzato dalla mafia. Non ho detto mica che è stato lui. Anche qui niente. Contabilità della cooperativa di Gestra. Sui tabulati non ci sono chiamate sospette. Da qualche parte deve esserci un contatto coi mandanti. Questo è un sistema che usano gli spacciatori nigeriani a Palermo. Mettono qua sotto tanta polverina bianca. E invece... Hai capito Zarello, eh? Sembri un minchione, invece... No, invece ti sottovalutiamo tutti quanti. Capito? Sì. Sì. LNNAUTLGAE, delle lettere senza senso. È un pizzino in codice, Zarello. Qualcuno ci capisce di codice? Non è la sua grafia. Questo non è un messaggio di Gestra, è dei suoi mandanti. Perché ne è certo? Perché questo è un codice usato da Cosa Nostra. Prendi carta e penna, scrivi. Lunga morte. Che senso? Scrivi lunga morte in stampatello. Ecco, adesso ognuna di quelle lettere corrispondono ai numeri che vanno da 1 a 9. La E finale è lo 0. Di conseguenza, LN2.NEUUT cosa diventa? 13.30.22.9. LGAEUNT diventa? 14.50.23.9.
Sembrano degli orari e delle date. Potrebbero essere degli appuntamenti che davano a Gestra per passargli le armi e le istruzioni. Just 36. Questo potrebbe essere il posto dove si vedevano. Ast è anche la compagnia di trasporti regionale. Mi vuoi dire che si vedevano a una fermata? Avvocato, convocarla era un atto dovuto. Lei è stato tirato in ballo direttamente. Ma da chi? Da uno spacciatore pluripregiudicato? E chiunque sia, è un testimone che l'accusa. E comunque la sua parola contro la mia. Signor Ercolani, mi dica una cosa. Lei in genere si fa pagare quando difende un accusato? Ovviamente sì, perché? No, perché qua, da qualche mese a questa parte, lei ha difeso 11 piccoli criminali senza farsi pagare niente. Non ci sono bonifici, non ci sono fatture? Questi signori sono tutti affiliati al Campisano, gente che lavora per loro. Ma il problema ora sono dei clienti che non mi hanno saldato la parcella. Magari potrebbero farlo in seguito, eleggendo la consigliere. Lo chiamano voto di scambio. Io posso anche denunciarvi per calunnia, lo sa? La verità è che lei Lodi l'ha sempre sfruttato e ingannato. Però poi, quando ha capito che anche lui la tradiva, allora si è procurato la pistola da uno di quei suoi clienti. Lui mi tradiva, e come? Questo potrebbe domandarla sua moglie quando rientra a casa. Ma che c'entra Maria Grazia? Ma voi siete convinti di farmi confessare con queste minchiate? Voi non avete nulla in mano, nulla! Ma se vuole può anche portarmi a processo. E poi vedremo quante risate si farà il giudice. Capitano, abbiamo scoperto cosa c'è alla fermata 36 di via Cairoli. C'è un garage di Simone D'Avoglio, un affiliato del clan Buscemi. Sono stato al funerale di Navarra. Era giusto pregare per lui. Beato te che ti sei goduto le lacrime di spada. Gli abbiamo tagliato un braccio. Pure la lingua. Io mi sono avvicinato, ci ho parlato. Non ho avuto neanche la forza di rispondere. Il nostro amico dello Stato dice che i carabinieri stanno su D'Avoglio. Meglio non creare altri problemi di coscienza al console. Simone D'Avoglio, condannato a 10 anni per traffico di minanti uomo. E al processo è stato condannato anche il suo migliore amico Gaetano Consolo, che è uomo di punta del clan Buscemi. Il garage di D'Avoglio era il posto ideale dove tenere l'esplosivo e le armi da passare a Gestra. Sì. A Gestra prima hanno tolto tutto e poi gli hanno dato una speranza, ma solo per convincerlo a uccidere. Ecco, questa è la prima connessione provata tra Buscemi e le stragi. Sei bravo, Spada. Ci diamo del tuo adesso? No, se preferisci il voi. Va benissimo, il tuo. Arrestiamo subito D'Avoglio. No, ecco, io mi prenderei un tempo, Emanuele. Teniamolo prima sotto sorveglianza. Te ne occupi tu con Poli e Azzarello. Assolutamente. Noi vogliamo arrivare a qualcuno che sta più in alto di lui. Gaetano Consolo. Dicono che dietro le stragi c'è cosa nostra. E piglia se po' culo. Avevi detto che noi non c'entravamo niente. Infatti tu sei fuori da questa storia. Rebecca, mi parli in italiano come un servo e non mi dici il perché di tutto questo bordello. Io non ti parlo come un servo, io ti parlo in italiano perché tu devi rimanere al tuo posto. Senta, dimmelo come un minchia te pare, ma voglio sapere il perché hai fatto massacrare tutta questa povera gente. Te non te ne fotte niente di quella gente. Tu sei incazzato soltanto perché uno come me ha tirato fuori Cosa Nostra dalla merda in cui voi l'avevate fatta finire. Vabbè, però me lo dovevi dire. Decisione così importante, s'hanno a pigliare tutta assieme. Hai ragione, una volta era così, adesso ci sono cose di cui io non ti devo più dare conto. Non leggere troppo che ti fa male alla testa.
chiave di Davoglio fatte in più o meno 39 secondi. Hai mai piazzato delle cimici in un appartamento, Zarello? Tipo da quando ho 12 anni. Ho capito, va. Ci vado con Poli. No, dai, porta a me. Aspetta, Poli non è capace. Eccolo, sta uscendo. Almeno le chiavi le sa fare. Sì, sì, c'è il suo stile. È un po' sfigato, ma è efficace. Sono dentro. Ma che fa? È già tornato. Azzarello, esci subito, da voglio sta rientrando. Ho bisogno di un altro minuto per piazzare il rilevatore codice IMEI. Lascia perdere, vieni via, t'ho detto, Azzarello. Dai, dai, non c'è più tempo. T'ho detto ad uscire, cazzo, è un ordine. Stai zitto, fammi lavorare. Che t'ha detto? Ha chiuso il collegamento. E ora che facciamo? Interveniamo. Zitto, cammina. Nervosetti che siete. Nervosetti. Sali. Ho visto come lo guardavi. Ma va, ma... No, è simpatico, sareste carini insieme. Ma non è vero, Mira. Ma è brutto, a me mi piace. Ma non è vero, sareste una bella coppia. Vabbè. Ora che hai? Non mi sento bene. Vieni qui. Tira sulle gambe. Aspetta. Ire. No. Che hai? Non riesco a respirare. Aiuto, un medico qua! Aspetta. Aiuto! Un medico! Chiamo tuo padre. Mi giro la testa. Pronto? Sì, sono io, mi dica. Va bene, arrivo subito. Nora! E che è successo? Ma niente, una crisi di panico probabilmente. Ah, mi puzza. Piano. Io adesso devo andare, ci sentiamo più tardi, eh? Ciao. È stato qualcuno del partito di Lodi. Ha scoperto del voto di scambio e ne ha parlato ai giornali. Ha mollato la barca prima che affondasse. La prossima volta che dovresti essere qui, attacca al muro, capito? Dentro da me, tutti e due. Dai, forza. Bobba. Per
avere risultati si rischia. Io dovevo piazzare l'ultimo rilevato rimei. Senti, Azzarello, tu disubbidisci un'altra volta all'ordine di un superiore e io ti sbatto fuori dall'arma a calci, è chiaro? Vai pure, Neri. Adesso mi tocca pure lasciarti fuori dalle azioni e tenerti chiuso in ufficio. Chiedo scusa, Codondo. Ma cosa chiedi scusa? Tu devi pensare prima di agire, Azzarello, hai capito? Sempre pensare prima, poi agire. Vai adesso. E cosa hai trovato su Ercolani? Ho trovato questa foto dove discute con Lodi. Questa qui è stata scattata dopo l'omicidio, invece. Me le puoi far vedere insieme queste? Scusate, ma non sembra anche a voi che il distintivo del partito nella foto scattata prima è dritto e dopo è capovolto? Forse l'ha spostata lui? O forse non è la stessa spilla? Dici che l'ha persa durante l'omicidio? L'ha dovuta sostituire nella fretta, messa al contrario. Però non abbiamo trovato nessuna spilla, né in chiesa, né in strada, né al comitato elettorale. Io ci tornerei a noto a dare un'occhiata. Trovato qualcosa? Dentro c'è qualcosa che punge. Ecco, si mette i guanti. Ecco, ecco. Pensiamo noi a lui. Mi dia quella pistola. Si merita solo di crepare. Me l'ha ammazzato. Marta, Marta, la sua vita è qua fuori, in mezzo alle persone che credono in lei. Mi dia quella pistola. Mi dia quella pistola, non le serve, Marta. La mia vita è finita, non è bello. Marta, noi non possiamo vendicarci di niente. Esiste solo il perdono, Marta, me la dia. Che ne parliamo un po'. Mi sono solo sentita male. Credo che avrò mangiato poco. Forse domani non è il caso che tu vada a scuola. No, ci voglio andare invece. Tra l'altro Viola mi ha invitato a una festa domani. E tu vuoi andarci? Non lo so. Ci penso. Va bene. Ho intercettato una telefonata sospetta a Davoglio. Qualcuno gli dava degli ordini. Certo che se non piazzavo il rilevatore IMEI, con la minchia che sentivamo questa roba. Chi l'ha chiamato? Una sim clonata dalle campagne di Contrada Bosco.
Però la telefonata è stata troppo breve per individuare il punto preciso. L'area della cella territoriale? Ampia 10 chilometri. Se gli dava degli ordini forse era consolo. Metti la registrazione nel codebox. In archivio abbiamo la sua voce registrata ad un processo. Ho problemi con principale. Ma tu continua a fare quello che devi fare. Gaetano Consolo, nato ad Acireale il 25 aprile 1959. Non ci sono dubbi, è lui. Forse si sta muovendo qualcosa. Diamo il cambio a Poli su Davoglio. Amoni. Dove vai, Azzarello? Mi porto la Damiani. Per te oggi l'unica azione sarà quella di mettersi le cuffie. Credo che ci sia. Spostalo. Torna indietro, scendi, torna indietro. Sposta il carro. Non parte. Dai. Devo un problema, scendi. Non mi sta partendo. Scendi, dai, forza, scendi. Un attimo. Scendi, scendi dal carro. Oh, scendi dal carro, dai. E un attimo, no. Coronello, un tir ci ha bloccato la strada. Davoglio è sparito. Hanno avvertito che lo stavamo seguendo. Ma come facevano a sapere che Davoglio è sotto controllo? Non lo so. Qualcuno dei suoi deve aver notato il furgone. E voi non ve ne siete accorti, è strano. Spero che tu abbia ragione, perché sennò vorrebbe dire che la soffiata è partita da uno di noi. Sta arrivando. Minchia succede, oh. Eh? Oh, che buono che sei. Oh. Pezzi in merda. Maria, sei un pezzi in merda. Rizzotto, sei un pezzi a puttana. Un pezzi a puttana. Attia, vieni qua. Vuotalo. Amone. E ora è il turno di Consolo. Ho problemi con principale. A fare quello che devi fare. Quando parla del principale, Consolo allude a Buscemi, naturalmente.
Sembra preoccupato per dei contrasti con lui. E non sa che controlliamo Davoglio. Gli dice di continuare a fare quello che deve. Quindi Consolo potrebbe riattivare la SIM e richiamarlo. Stavolta magari cerchiamo di localizzare la telefonata con più precisione. Quello è furbo, non si fa prendere così facilmente. Ho problemi con principale, ma tu continua a fare quello che devi fare. Senti. Cani. Non i cani, più lontano. Noi sappiamo che Consolo chiama da questa zona. Attiva il telefono per pochi secondi e poi lo disattiva. Ma la cella territoriale copre un'area con troppe abitazioni. Però qui c'è una chiesetta. E se noi, quando Consolo userà il telefono, facciamo suonare le campane di quella chiesetta, possiamo calcolare la distanza tra la fonte del suono e il telefono. Restringiamo il campo. In pratica chiediamo l'aiuto del signore. Oh, il primo turno di intercettazione è il tuo, Azzarello. Ti fai la notte in bianco con me. Sì? Sabrina Mele? Sì? Sono il capitano Neri. Dovrei parlarle di una faccenda privata. Posso entrare? Preferire di no. Va bene, allora solo una domanda. Lei si ricorda di una certa Enza Galliano? Non mi sembra. Faceva l'ostetrica all'ospedale di Ragusa. E mi ha raccontato che una trentina di anni fa una donna le affidò un bambino e le diede uno di questi. Quel bambino sei io. Adesso sto cercando di capire come sono andate le cose. Guardi, mi spiace, io non so niente né di neonati abbandonati né di rosari. Però mi scusi, è strano perché ho fatto una ricerca e sembra che a quel tempo a Ragusa sua madre era l'unica a lavorare il corallo di Shack. Proprio come questo. Senta, io quel rosario non l'ho mai visto. Buonanotte. Se ne vada o mi metto a urlare. Se ne vada! Grazie per la disponibilità. Azzarello, guarda che ti vedo. Nessuno. Ah, è bellissimo. A me piace molto andare sotto e sentire il silenzio. Sì. Sott'acqua, sì. Ok. Uno. Due. Tre. Ormai Consolo non riattiverà più quella SIM. Aspetta. Accesi il cellulare. Le ultime parole famose. Va bene. Chiama i carabinieri nella chiesa. Digli di far suonare le campane. Dov'è Davoglio? Io lo sto aspettando e qui non si è visto nessuno. Mi dispiace. C'è stato un problema e l'abbiamo risolto. E cosa gli hai fatto? Io qui sono rimasto da solo. Dove sono i miei uomini? Vediamoci. Ne parliamo di persona. Secondo i miei calcoli, Consolo era 2 chilometri dal suono delle campane. Quella distanza c'è solo questa casa con la palma. Sembra disabitata e senza protezione, un po' pochino per pensare che sia il suo covo.
Andiamocela a vedere lo stesso, così ci togliamo il dubbio. Antiuomo! Il sistema di sicurezza di quel bastardo. Vuole. Stai tranquilla, Mutti. Cerca di mantenere costante la pressione nel piede. Se sbaglia. Io ci lascio la penna e tu la gamba. Ma non sbaglio. Adesso leva il piede, veloce, dai, vai! Dammi quella pietra. Vai via. Vai! Solo è scappato. Averti spada. Queste delle mette il maggiore Antonio Navarra. Console è andato. Capitano? Come sta? Ho saputo quello che le è successo. Merda. Ho bisogno di bere qualcosa. Whisky, vodka, gin, l'accompagno? Il caffè doppio della macchinetta mi sa che può bastare, grazie. Però io l'offro io. Grazie. Mi sono dimenticato i soldi. Però non dovrebbe essere gratis la macchinetta, non per fare polemiche. Però. Certo, si vede che sei arrivato adesso. Sergio, ti avevo promesso che avrei fatto qualcosa per Navarra. Tieni, questo è il suo hard disk. Grazie, colonnello. Non è stato difficile convincere la Casali a restituircelo. Adesso lo puoi dare ai nostri per analizzarlo. Dimostreremo l'innocenza di Antonio. In pochi giorni sono successe due cose inspiegabili. Le intercettazioni manomesse e D'Avoglio informato della sorveglianza. Beh, non è detto che i due fatti siano collegati. Non lo so, devo ancora capire. Va bene, tu continua a lavorare tranquillo, che io continuo a coprirti le spalle con tutti quelli che non sono pochi che vorrebbero toglierti il comando del reparto. Sei un amico, colonnello.
Allora, Damiani, tu da oggi hai un incarico importante. Dovrai fare con Azzarello una controperizia del PC di Navarra per capire chi l'ha incastrato. Grazie, colonnello. Non mi devi ringraziare. Tu vali molto di più di quello che credi, Damiani. Oh, questa è una cosa che rimane tra me, te, Azzarello e Neri. Chiaro? Chiaro. Puoi andare. Ciao. Dov'eri? Più di un'ora che ti aspetto. Davide, che ci fai qui? E poi non sono affari tuoi, dov'ero? Sono giorni che ti chiamo. Lo so, non ti ho risposto apposta. Tanto lo so che cosa mi devi chiedere, sempre la stessa cosa. Senti, ho avuto un po' di spese impreviste, ecco. Hai perso di nuovo la tua carta di credito? Esattamente. Ho bisogno di un aiuto momentaneo, ecco, soltanto per... Tieni, non ti fare più vedere. E la prossima volta, se ne hai bisogno, venditi questa. No, no. A questa ci tengo. Questa è una copia che riproduce la psicostasia, che come sai è la pesatura dell'anima e del cuore. È uno dei pezzi più pregiati della collezione di nostro padre. Vede, noi abbiamo sempre pensato, nella nostra famiglia intendo, che una crisi si superi con la cultura, con l'arte. Quindi questo è il nostro contributo. È un gesto di grande valore civico, signor Costa. Infatti il Consiglio ha deciso di intitolare a suo padre la sala principale. Il nostro padre ne sarebbe stato onorato. Con permesso. Sono arrivati al consolo prima di noi. Un'altra soluzione è già pronta. Va bene. Se non ci sono alternative. Bravo. Studia, fatti una cultura. Abbiamo perquisito il covo di consolo, ma non è emerso niente. Sì, però abbiamo per le mani uno dei mandanti delle stragi. Non è mai stato preso nessuno così vicino a Buscemi. Un momento come questo il maggiore Navarra lo sognava da sempre. Ma dopo le prime difficoltà iniziali vedo che cominciamo a lavorare bene insieme. Sono molto soddisfatta. Sapessi quanto lo sono io, procuratore. Allora, consolo, le presento la dottoressa Latorre e il tenente colonnello Spada lo conosce già. Sarebbe così gentile da ripetere quello che mi ha appena detto? So che hanno ammazzato il mio amico Davoglio. E forse adesso toccherà pure a me. Anche se sono stato complice di questa cosa nostra che mette le bombe contro i ragazzini, non mi appartiene. Vuole dirci che intende collaborare? Ora sogno stanco. Ho bisogno di riposare. Più tardi risponderò a tutte le vostre domande, pure a quelle che non mi farete. Lei è la migliore amica di Chiara Furiani. Shostakovich. Debussy. Buongiorno. Che succede? Valentina, senti, tu hai dichiarato che il 15 pomeriggio stavi con Chiara, ma dal suo blog noi sappiamo che quel giorno stava con il suo amante. O c'eri anche tu o stai mentendo? No, io non c'ero. Stavo solo coprendo Chiara, che non voleva che si sapesse che usciva con quell'uomo. Lo conosci? Chi era? Non lo so, io non l'ho mai visto quest'uomo, dico davvero. Aspettatemi.
Questi sono i regali che quell'uomo faceva a Chiara. Voleva che li tenessi io per paura che suo madre lo scoprisse. Aspetta un attimo. Ma io questo lo conosco. La presidenza del consiglio l'ha dato a magistrati e ufficiali di carabinieri come premio per un'operazione antiriciclaggio. Sei sicuro, Paolo? Eh sì, guarda qua.